Buongiorno. Non è così semplice parlare dopo Borghezio da un semplice umile militante di montagna che sono io della provincia di Belluno, delle Dolomiti. Scusatemi. Buongiorno. Sono Rusalemma Andrea, militante da 10 anni e vivo nella provincia di Belluno. Prendo la parola oggi al congresso per riaffermare con più forza che gli autonomisti della Lega Nord di Belluno vogliono che la segreteria politica federale prenda a cuore sempre di più, oltre alle battaglie attuali, basta euro, immigrazione e lavoro, i temi di autonomia che dalle nostre parti sono molto importanti e vitali, ma soprattutto anche le questioni dei comuni referendari di confine, visto che il primo comune andato al voto, ovvero Lamon, si è espresso ormai da 10 anni fa. Chiediamo che la Segreteria federale ci dia una mano, già, lo si sa già che si sta già dando da fare, ma con più forza, sì, che tutti i comuni siano calendarizzati, discussi e messi al voto al più presto a Roma. Sappiamo che assieme a Lamon si sono accodati altri comuni bellunesi e non solo. Questa escalation è un risultato di una voglia di autonomia e di un abbandono totale di un modello italiano che non riesce a dare risposte ai cittadini. Per questo, nelle nostre mozioni istituzionali abbiamo proposto e avallato un documento che speriamo che la Segreteria federale la accolga, in cui si chiede alla Confederazione Lega Nord di impegnarsi affinché Belluno, Sondrio e Verbania, che sono adesso anche state riconosciute come province di montane, siano nella Costituzione e che Verbania siano inserite nella Costituzione e attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo il rispettivo statuto speciale di autonomia adottate con legge costituzionale. Non da meno, visto che i nostri territori alpini, specie quelli non speciali, vivono da anni in una situazione di incertezza che derivano dal non governare i propri destini e dalla poca forza nel contare della propria politica, perché pochi sono i suoi abitanti, si chiede, e vedo qui anche Calderoli, sulle riforme istituzionali, di aggiungere anche il concetto, oltre al numero di abitanti, il discorso della superficie. Questo per avere un'equa distribuzione tra periferie e grossi centri abitati, con i centri abitati, questo per determinare sia il termine della ripartizione di soldi, ma anche sul discorso dei collegi elettorali, perché adesso si sta facendo la legge elettorale. Ed è importante che sia salvaguardata praticamente anche i territori di periferia. Ecco. Per farvi Grazie. capire una cosa, la provincia di Belluno, e termino, ci sono 200.000 abitanti, ovvero il 5% della regione Veneto, ma la sua superficie è di 3.500 km quadrati, ovvero il 19% del Veneto. Di solito vengono fatte le ripartizioni solo per numero di abitanti e inserire il concetto anche del territorio potrebbe dare quella valenza anche di equità tra i territori. Volevo fare un'ultima cosa, mi scuso, siccome era stato anche fatto, avevo cercato di portare avanti una mozione, ma purtroppo le 60 firme non erano state accolte, cioè non sono riuscito per poco tempo. Nell'articolo 1 avevo anche inserito, proprio perché ci c'è il discorso del referendum dell'indipendenza del Veneto e ci sono anche i nostri comuni nel Bellunese, ecco, si è inserito il principio nella Lega Nord, perciò nel prossimo congresso, valutare l'assemblea, ecco, di che la Lega Nord sostiene il principio di autodeterminazione dei popoli. Ma Questo è un principio. Grazie a sì, tutti. questo però.